I servizi di informazione elenco abbonati, di informazioni e prenotazioni turistiche, di aggiornamento delle ruote estratte e di news sportive sono offerti da Emifree. In base al DMC numero 145 del 203-2006 e alle delibere AGCOM 2608 CIR e 1504 CIR articolo 38. Tutti i servizi sono riservati esclusivamente ai maggiorenni titolari dell'utenza telefonica. Si consiglia di ascoltare sempre con la massima attenzione il messaggio gratuito. Si ricorda inoltre che per accedere ai servizi è necessario esprimere sempre il proprio consenso rimanendo in linea dopo il messaggio gratuito per i numeri 892 o premendo un tasto qualsiasi del proprio telefono per i numeri 895. Tra il numero 1 e il numero 90 la distanza è poca e la gioia è tanta. E poi quel che conta sopra ogni cosa è dipingere insieme una vita in rosa. È la casa dei numeri. Puoi venire anche tu dove il cielo è più blu. Buongiorno, buon sabato, iniziamo il nostro fine settimana insieme, soprattutto iniziamo questa giornata importantissima insieme, avremo ancora appunto un'altra puntata di pomeriggio e poi questa sera alle 20 cosa c'è? No, anche il Festival di Sanremo, lì la finale, ma prima ci saremo noi con l'anteprima nazionale della quarta estrazione del mese, quindi sapete cosa dovete fare? Buttate il telecomando adesso. E ascoltate lui, il nostro Lio che è tornato. Quindi ciao, buongiorno. Ciao Clara, buona giornata, buon sabato mattina a te, buon sabato mattina a tutti coloro che stanno seguendo questa diretta. È estremamente importante perché oggi sabato 8 febbraio siamo in piena giornata d'estrazione e allora signori attenzione perché avremo delle possibilità assolutamente importanti, di conseguenza tutti coloro che stanno attendendo la migliore informazione per quest'oggi avranno già la possibilità di avere un ultimo minuto doc, un ultimo minuto importantissimo, speciale, firmato Lio e Marco. E allora Clara, io vado su in redazione perché è importantissima questa informazione dell'ultimo minuto, in quanto voi ascolterete quindi questa traccia e avrete la miglior indicazione per quanto riguarda il concorso di quest'oggi. Andiamo di là in redazione, seguitemi, grazie. Molto bene, importantissimo l'aggiornamento del portale 89 34 94 34. Ripeto 89 34 94 34. Dopo il tasto 3 da rete fissa e dai cellulari, voi avrete la possibilità di avere questo ultimo minuto. E allora andiamo a vedere cosa troverete in questa importantissima informazione con lo speciale 90, due ambi secchi. Due ambi di due numeri a Venezia-Napoli, attenzione perché abbiamo i numeretti e il 90, due numeretti estremamente importanti, sono due numeretti pari e allora attenzione perché si possono valutare appunto in ambo secco come voi ascolterete questa informazione, ma attenzione perché nessuno ci vieta di unire questi due ambi e valutare un unico terno secco, quindi questo è l'ultimo minuto del sabato sera, questa è la prima informazione, perciò dopo averla ascoltata potrete anche chiudere la chiamata e avrete per quest'oggi solo due ambisecchi. Ribadisco, li potete anche unire in ambo terno secco. Abbiamo un abbinamento per il 990 e allora diventa veramente importantissimo il 990, quindi c'è solo un abbinamento, quindi valutatelo attentamente perché è sempre all'inizio di questo portale e poi attenzione perché abbiamo l'ambo nel pagliaio del mese di febbraio, un ambo secco alla ruota di Milano-Napoli, quindi attenzione perché questo è proprio l'ambo ufficiale nel pagliaio di febbraio, due numeri secchi Milano-Napoli e per tutti coloro che anche ieri hanno richiesto l'abbinamento del 22 centenario di Palermo, beh attenzione perché da statistica emerge questo unico abbinamento che è importante.
importantissimo con questo centenario 22, ritarda da 165 estrazioni. E allora attenzione, perché diventa un'informazione veramente facile, pochi numeri nell'ultimo minuto del sabato sera. Beh, è un po' un tutto in uno, chi vorrà ascoltare questa informazione è chiaro che poi potrà non ascoltare nessun altro portale, perché il meglio assolutamente lo potrete ascoltare in questo 89 34 94 34, tasto 3, entrate ed ascoltate la vostra informazione. Vi ricordo che potete ascoltare anche solo un ambo o un terno, dopo averlo ascoltato chiuderete la chiamata e già avrete risparmiato appunto sul costo della telefonata. Via con le vostre chiamate. Fade away, fade away, fade away. Working from 9 to 5, you know, I just nearly die. Money what can really buy, you know, I don't wanna die. I just need a coffee break, I don't wanna fade away. I just need a coffee break, I don't wanna be your slave. Working from 9 to 5, you know, I just nearly die. Money what can really buy, you know, I don't wanna die. I just need a coffee break, I don't wanna fade away. I just need a coffee break, I don't wanna be your slave.
Molto bene, io con Marco ringraziamo già le tante amiche che hanno ascoltato questa formula importante. Ultimo minuto per oggi, ultimo minuto del sabato sera con due ambisecchi legati al 90. Numeretti e 90 saranno i numeri pari. Attenzione, perché nessuno poi ci vieterà di unire questi due ambi in ambo terno secco. Un abbinamento per il 990, importantissimo questo unico abbinamento. Poi vi ho parlato dell'ambo nel pagliaio, quindi un ambo secco e l'ambo nel pagliaio del mese di febbraio. E attenzione, perché abbiamo il 22 di Palermo, questo centenario che manca da 165 estrazioni. Attenzione, perché deve arrivare. La statistica già settimana scorsa ci dava indizio del 22 che non è arrivato, e questo a parer nostro è pronto. Lo tenteremo con un solo ambo secco, quindi questo è veramente un tutto in uno, un ultimo minuto fantastico valido per quest'oggi. Ed è chiaro che se avete ascoltato questa informazione avete il meglio di Casalotto. Clara? Allora Lio, iniziamo questa giornata con una bella polemica che arriva dalla prima puntata del Festival di Sanremo. Parliamo della Diletta Leotta, del suo monologo, non so se tu non l'hai visto, no, vero? No. Praticamente lei, che dicono, e non so, ci sono anche le foto in giro, sembra si sia molto rifatta, ma questo non c'è niente di male, perché visto il risultato ha fatto bene, perché è bellissima. E lei, allora, parentesi, a me è piaciuto tantissimo, bellissima, bravissima, a tempi perfetti, è perfetta a presentare, di tutto di più. Nel monologo lei, quello che le criticano molti, ha parlato della bellezza come di una cosa che capita, che è naturale, che le rughe sono belle, so, per fartela breve, una cosa così. Mm-hmm. No? Quindi detto da lei, come non aveva molto coerenza, non aveva molto senso. No, ecco, quindi infatti Francesca Barra, la giornalista, non gli è mandata a dire, ha detto: il monologo sulla bellezza della Leotta, dice, se vuole fare TV verità deve dire la verità, quindi abbassare la maschera per davvero. Poteva raccontare che sì, si può avere paura di invecchiare, di non corrispondere ai canoni estetici che sognavamo, di essere libere, di ristrutturarsi quando non ti capita la bellezza che desideravi per te stessa. Perché ritoccarsi, in effetti sono d'accordo con quella Barra, è una libera scelta di buon senso, buon gusto, ma pur sempre una libera scelta. Se l'avesse ammesso sarebbe diventata la paladina di un'altra verità, seppur scomoda. In effetti però ci vuole molto coraggio, se penso anche alla Diletta, ci vuole coraggio andare lì in un palco mondiale e dire sì, io mi sono rifatta tutta, sono orgogliosa, è questo il risultato, sono contenta. Ma non so se siamo pronti per una cosa, una verità così grande. Mi ricordo la Parietti, poveretta, ti ricordi che è stata la prima a dire che sì, si era rifatta, credo, le labbra? L'hanno massacrata ancora adesso quando parlano di labbra a canotto, di donne rifatte, lei è la prima. Quindi forse era meglio se stava zitta, non lo so. Beh, io penso che ha fatto bene comunque allorquando Alba Parietti aveva dichiarato questo, perché comunque lei va in giro a testa alta, lei ha detto questa cosa e di fronte a qualsiasi accusa, a qualsiasi critica, lei assolutamente può sfoggiare quest'arma dicendo io l'ho detta. Io penso che comunque Barra, la giornalista, non ha tutti i torti, sì, per quanto riguarda ovviamente il raggiungere il massimo per quanto riguarda la bellezza. Poi è chiara un'altra cosa, che sta sempre nel buon senso di una persona. Quando ti mettono le mani addosso per rifarti, è chiaro che comunque bisogna cercare di ottenere il meglio in poche mosse, ovvero
per dirla franca, se una persona è brutta anche con un lifting o anche con qualsiasi altra cosa, non riuscirà mai comunque ad avere delle sembianze carine, anche perché, attenzione, è un conto il ritocchino, è un conto il modificare un qualcosa che comunque ti può dare valore, ti può assolutamente aggraziare, ma quando una persona deve rifarsi completamente per assomigliare a questo o quell'altro, io penso che non riuscirà mai. Vero, vero, quindi siamo d'accordo con la Francesca Barra. Adesso vediamo sabato, sembra che abbiano preparato alla Diletta sabato, oggi stasera, che è la finale, no? Questa sera. Sì. Io penso sempre domani, che ancora il festival deve durare un altro po'. No, no, questa sera è la tanto, finale. Dai, infatti, no, non mi ricordo, io sono un po' spazio-temporale, ho un po' di problemi con quello. Questa sera sembra che l'abbiano preparato qualcosa da dire, non lo so, queste sono voci, per, come dire, pulire l'immagine, no? Perché ancora continua questa polemica, no? Che non è stata onesta, troppa ipocrisia, parlare di rughe, di bellezza che capita, di tenerti, non era la Magnani in effetti che diceva, no, io mi tengo le rughe perché, capite, mi ricordano quello che ho vissuto e sono orgogliosa, o la Parietti che ha un carattere pazzesco e lei può dire veramente quello che vuole, alle spalle forti, e lei in effetti, su di lei dire queste cose... Sì, è tentennante, assolutamente sì. Perché penso comunque che se avesse ammesso che lei è rifatta completamente, beh, avrebbe un senso ancora diverso. Ma è chiaro che comunque quando si vuol far credere una cosa che comunque non corrisponde a realtà, Clara, non c'è ciccia per gatti, poi, infatti, assolutamente sì, assolutamente stona sì, molto. Infatti, quindi vedremo, vuol dire che questa sera ci saranno tutte le donne di Sanremo, credo, e non so com'è la scaletta, ma a quanto ho capito tutte le donne che abbiamo visto queste sere ci saranno domani sera. Beh, penso di sì. Sì, infatti, vedremo. Ma dai, sono curiosa e vedremo chi vincerà. Tutto questo però dopo l'estrazione di Casa Lotto, è la quarta, 4-2-20, dai, mi piace. Beh, assolutamente sì, allora dobbiamo assolutamente arrivare preparati anche all'estrazione di quest'oggi. Allora io prima di andare in redazione vi devo assolutamente con voi valutare le foto degli scontrini che avete mandato giovedì sera, l'altro ieri, dopo l'estrazione del giovedì, dove il 90 alla ruota del Lotto di Cagliari è arrivato con il 3-3-90, un ambo secco dalla condizione del terno di somma 90 ed era solo alla ruota del Lotto di Cagliari. Attenzione, perché quel fantastico 3,90 è arrivato come ambo a Cagliari ed è stato l'ambo che vi abbiamo dato dopo il terno di somma 90 e la ruota era solo Cagliari. Quindi attenzione, perché chi ha continuato questo 3,90 è chiaro che l'ha vinto. Questo non è al primo colpo di gioco, ma assolutamente è un fantastico è un fantastico ambo. Attenzione, perché sempre alla ruota del Lotto di Cagliari il 76 con il 90 è arrivato al terzo colpo dal Cagliari Firenze, 76-90, ambo nei tre numeri, anch'esso assolutamente importante, perché questo appartiene appunto al Cagliari Firenze dalla somma 90 di queste due ruote. Poi ancora il 23 con il 90, questo è anche un lotto segreto, 5-23-90. Attenzione, perché l'ambo lo abbiamo centrato. Poi ci sono stati degli altri risultati, come l'11-90 al secondo colpo a tutte le ruote, ambo secco di due numeri, e l'11-62 alla ruota nazionale. Quindi attenzione, perché non è che ruota tutto e solo attorno al 90. Ma andiamo avanti a vedere delle altre vincite con il 9, con il 9-18, con il 9
19,49. Attenzione, perché queste sono le vincite di qualche estrazione fa. Allora, il 9,49 è stato un primo colpo fantastico che veramente centinaia e centinaia di persone avevano centrato in ambo secco e arrivava dalla Tris d'Ambi. 9,41, pensate che è arrivato prima la ruota dell'8 di Bari e poi sempre lo stesso 9,41 è arrivato anche alla ruota di Venezia. Beh, questo 9 è stato assolutamente importantissimo, ma quello che dovete sapere è che abbiamo la nuova informazione legata a un ambo secco con il 9 nella Tris d'Ambi, ambo di figura 9 e attenzione all'ambo col numeretto 1. E allora la Tris d'Ambi sarà una tris favolosa. Quindi solo 3 ambi secchi per l'estrazione di quest'oggi ed è veramente importante valutare ancora una volta il meglio con questa ristretta eccezionale. Io vado in redazione perché so benissimo che la Tris d'Ambi tutti la vogliono e allora attenzione, preparatevi perché appena vedrete il numero del portale già potrete entrare da tutta la rete fissa e da tutti i cellulari. Seguitemi, grazie. Molto bene, la Tris d'Ambi sarà a vostra disposizione tramite il portale 892277, ripeto 892277. Dopo il tasto 3 voi avrete la possibilità di avere l'ambo con il 9, un ambo secco. Attenzione signori, perché è alla portata di quel 9,49, di quel 9,18, del 9,68, del 9,41, quindi valutate questa Tris d'Ambi perché ora della fine sarà un solo ambo secco, ambo di figura 9. Allora attenzione, perché la figura 9 con questo ambo secco diventa predominante per l'estrazione di quest'oggi e attenzione al terzo ambo, ambo col numeretto 1. E allora una super ristretta favolosa che tutti vogliono. All'89,22,77 avrete la possibilità di avere ora come ora questa Tris d'Ambi. Non la perdete perché sarà valida partendo dall'estrazione di quest'oggi. Via con le vostre chiamate, è importante aggiornare la Tris d'Ambi perché oggi ci saranno delle possibilità estremamente importanti. Tango, pulcherrima mano. Io blanchissime dita, resto con corpo lontano, oh, dolce riverita, tango d'amore latino, brillante tango argentino, sangue qui pulsati in me, tango che muore in caschetto. Vengo con corpo vicino, oh, amare te me piace. Oh, oh, la 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 la. Tango la tua mirabilia, stringo le coppie del seno, te miro dentro le ciglia. Pelle rubente, fiuto capilli di fuoco, ma
ho blanchissime dita. Resto con corpo lontano, oh, dolce riverita. Tango d'amore latino, brillante tango argentino. Sangue qui pulsati in me, tango che muore in caschetto. Tango suave bacino, basiola mille di brace. Vengo con corpo vicino, oh, amare te me piace. Mirabilia, stringo le coppie del seno, te miro dentro le ciglia d'estasi. Molto bene, importantissima questa informazione, questa è l'informazione della Tris d'Ambi, quindi i migliori tre ambi secchi, quindi sono solo tre ambi, veramente alla portata di tutti voi. Ancora li potete ascoltare nel portale 892277, quindi valutate attentamente questa traccia. Clara? Allora, sto leggendo una frase molto, molto bella che piaceva molto anche a James Dean, quindi abbiamo qualcosa in comune, visto? E sogna come se dovessi vivere per sempre, vivi come se dovessi morire oggi. E che questo attore, vabbè, bellissimo, uno dei più belli di tutti i tempi, lo sappiamo, morto giovanissimo purtroppo, ma credo che sia anche per quello che è diventato poi un mito, no? Un'icona, sì. Sì. La morte, dice, della madre quando aveva 9 anni, i presunti abusi sessuali, la formazione al mitico Actor Studio, una tormentata love story con Marlon Brando emersa solo recentemente, due soli film, incredibile, e una nomination all'Oscar. La morte improvvisa ad alta velocità fanno di lui appunto un mito pieno di luci e chiaroscuri, come succede per una vera leggenda di Hollywood. Lui era nato in un giorno come oggi, l'8 febbraio del 1931. Credo che sia uno dei pochi casi che con solo due film, appunto un Oscar, e sia diventato così una leggenda incredibile. Beh, assolutamente sì, perché due film, diventare un Oscar, beh, assolutamente è stato veramente un grande. E poi, Clara, dico una cosa, se al giorno d'oggi lo ricordiamo ancora è perché comunque questi che ha fatto sono stati veramente due capolavori indimenticabili. E dispiace veramente, già l'ho detto in altre puntate, dispiace che lui e molti altri siano morti prematuramente, perché comunque avrebbero veramente potuto fare tantissimo, tante altre cose, e comunque si deve andare avanti. Assolutamente, dei ricordi fantastici per quanto riguarda anche lui, James, sì, Bond. È vero, che chissà che vite strane queste qua, destinate appunto a diventare dei miti, ma poi vivere poco, perché ci sono tanti altri, anche leggende della musica, che sono morti che a 27 anni. Certo, quindi assolutamente la sì. Marilyn stessa, so, mamma mia, che roba. Vabbè. Ok, parliamo d'altro, di cose belle, dai, che questa è una giornata importante, un bel sabato insieme, di pomeriggio ci saremo ancora, ma questa puntata non è finita, quindi attenti. Assolutamente no, mancano ancora 11 minuti, ma attenzione, perché abbiamo ancora l'informazione che tutti vogliono, l'informazione che tutti desiderano, ovvero l'informazione legata al 90, un ambo secco e un terno secco. E allora, signori, attenzione, perché vi rendete conto che è veramente importante avere questa informazione, perché è alla portata comunque di tutti voi. Ambo secco Bari nazionale con il 90, eterno secco Bari Firenze sempre con il 90. Beh, attenzione, perché il 90 ha una statistica veramente importante, anche improbabile, e queste ruote sono le migliori in assoluto per quanto riguarda questo numero che ci piace tanto.
tanto bene, miglior ambo e miglior terno secco. E allora andiamo di là in redazione, grazie. Eccomi in redazione ed ecco che abbiamo in questo sabato mattina ancora la possibilità dell'895-095. Dopo il tasto 3 voi avrete la possibilità di avere, di ascoltare l'ambo con il 90 Bari Nazionale. Sarà un ambo secco, un ambo di due numeri estremamente importante, quindi attenzione, valutatelo attentamente. E poi il Bari Firenze con il suo terno secco. E allora perché nella ripresa del 90 ci vuole un ambo secco e un terno secco? Perché sia l'ambo e il terno in assoluto sono i più attesi per quest'oggi. E allora io vi dico via con le vostre chiamate, 895-095, tasto 3, entrate ed ascoltate questa informazione perché in realtà è veramente alla portata di tutti voi. Something warm and cheap. Every time I'm on your end, seems like you don't understand. Tell me why you won't go and make me cry. Tell me why all of us gonna. Time I kiss your mouth, you begin to scream and shout. Tell me why.
A grande richiesta posso parlare di Lotto Segreto anche in questo sabato mattina, e allora alle mie spalle vediamo dei risultati assolutamente importanti, soprattutto comodi partendo dal 9,68 alla ruota del Lotto di Bari, ambo di Lotto Segreto, ma attenzione perché anche il 9,18, altro ambo importante di Lotto Segreto, è arrivato a Cagliari, poi a Milano, e l'altro ieri alla ruota del Lotto di Cagliari, il 23,90, altro ambo di Lotto Segreto. Attenzione perché Lotto Segreto ha la sua informazione valida quest'oggi. Troverete all'89,34 94,94 i due vertibili segreti di Bari Venezia. Saranno due ambi secchi importantissimi. Avrete, attenzione, l'abbinamento segreto per il 9,90, quindi questo diventa un solo abbinamento da gestire una volta col 9, una volta con il 90, e per concludere il Palermo-Roma. Beh, fortissimo questo Palermo-Roma, perché questo è quello del mese di febbraio, con ambo del profumo, ambo storico, eterno corrispondente, imperdibile. E allora attenzione, perché se amate, se credete in Lotto Segreto, entrate ed ascoltate questa informazione. È chiaro che tramite questo portale voi veramente potrete ascoltare anche solo un ambo o solo un terno. Dopo aver ascoltato l'ambo o il terno che preferite, potrete chiudere la chiamata, automaticamente avrete già risparmiato. E allora io vi aspetto in questo fantastico portale, perché è importante il mio Lotto Segreto, quello vero, quello originale. Via con le vostre chiamate. Bella storia, prima dal mondo, poi dalla mia memoria.
puntata finita, ma non è l'ultima, perché alle 14.30 ci rivedremo, noi vi aspettiamo qui, quindi buona continuazione, a dopo. Assolutamente sì, grazie Clara, grazie a tutti voi che avete seguito la prima diretta di questo sabato 8 febbraio, 14.30, noi ci saremo e voi vi aspettiamo, a dopo, ciao.